Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi come preannunciato ieri sulla pagina per presentarvi queste mod DBM. Sono quattro mod, sono state rilasciate una per ogni domenica del mese di dicembre. E appunto ho aspettato per fare un video completo di tutte e quattro per fare una cosa diciamo un po' più digeribile che non un video ogni volta, tanto appunto per spiegare cos'era un peso qua e là, un video totale così è molto molto meglio. Allora, ho deciso appunto di guardarle perché come sempre sapete che le mod, tutti i lavori che arrivano fuori da BM sono degni di nota perché sono veramente dei draghi, fanno bei lavori, lavorano bene a livello script, a livello dettagli, texture, mod, idee, tutto quanto, sono veramente di migliori, uno dei migliori mod in circolazione. Qua c'è appunto la mano di Xentro, di Maurus, adesso non mi vengono neanche in mente tutti i nomi, di Giacaro, tutti insomma la crew di BM e colleghi. Allora, questi loro hanno deciso di fare praticamente un 4 mod che sono un set di pesi e lame per il trinciato della Rower, questa marca qui. Quindi abbiamo nella categoria mod, sempre nella sezione pesi, trovate i due Rower System, che è il back weight e il front weight. Questo praticamente appunto è per il peso sollevatore anteriore, questo per quello posteriore, che poi andremo a vedere perché ha molte funzioni. E poi nella categoria varie trovate il rack, questo qui che è quello praticamente il silage spreader, che è quello che per usarlo proprio in trincea per il compattamento e tutto quanto. E questa qui è praticamente la lama sempre della Rower, che ha una funzione appunto di poter attaccare questa qui nei tre punti che ci sono nella lama, appunto per usare questi due attrezzi in combo. Comunque andremo a vedere tutto qua sul video. Come appunto dicevo, modello, dettagli, texture, eccetera, sono una roba veramente veramente fuori dal normale, quindi voto molto positivo e molto alto per quanto riguarda, guardate anche l'acciaio qua nelle texture, mamma mia, veramente veramente fantastico. Qua vedete appunto c'è gancio traino in questo qui e anche gancio traino in quello posteriore. Appunto, andiamo a vedere ciascuno cosa si può fare, le sue funzioni. Questo qui è praticamente quello frontale che vi ho fatto vedere. Con il tasto X abbiamo la possibilità di incrementare il peso fino a tre, diciamo, blocchi supplementari, eccolo qui. Sotto vedete che c'è anche questa piccola spatola in gomma che serve, sì, nella realtà appunto servirebbe per pulire anche magari, che ne so, o le strade o il posto dove si passa, o magari i piazzali, eccetera. Si può appunto anche pulire un po' sotto, sì, un po' diciamo difficile da fare, comunque c'è. E appunto col tasto Z incrementate e togliete tasto X, scusate, potete togliere i pesi. Adesso questo qui non ricordo quanto è di peso, andiamo a vedere subito. No, non c'è neanche scritto, bene, perfetto. Adesso dovrebbe essere scritto sul sito e non l'ho neanche guardato, comunque è abbastanza pesante anche quando lo incrementate. Come vedete qui c'è questo anello appunto insieme a questo qui, che serve per agganciare il gancio posteriore di questo, che adesso andiamo a vedere cosa, come, perché. E questa qui appunto è la lama. Adesso andiamo a vedere tutto. Abbiamo la possibilità di spiegarla e ripiegarla con il tasto X. Vedete che si aprono le bande. Queste qui sono molto comode, vabbè, in farming sono un po' non servono molto, ma sono comode nella realtà appunto quando si deve passare vicino ai muri a compattare. Qua vedete che quando passate vicino al muro l'opzione di ritrarre diciamo le bande è molto utile. Ok. Oltre appunto alla funzione di dispiegarlo,
sempre la funzione di incrementare il peso col tasto Z. Veramente, guardate il muso del trattore come va giù, e non so quante tonnellate siano, ma sono veramente tante. Guardate che diventa veramente pesante, quindi usate un trattore abbastanza grosso, se no veramente non andate da nessuna parte. Ok, questo posteriore andiamo a vedere subito. Sempre con il tasto X avete la possibilità di incrementare il peso, sempre con due blocchi anche qui posteriormente. Guardate che razza di mattone di peso, porca vacca. Ok, qua c'è anche l'implemento di una fanaleria con il punto fari, frecce, dovrebbe esserci che la retro no. Ok, c'è solo lo stop. Perfetto. Ok. Allora, con il tasto Z, selezionando appunto il peso posteriore, vedete che c'è scritto Put Arm in Floating Position. Questo lo vediamo dopo. Con il tasto del mouse destro, abbassando e alzando, abbiamo la possibilità di abbassare il gancio, e spostando a destra e sinistra avete la possibilità appunto di spostarlo lateralmente. Tenendo premuto i due insieme, abbiamo la possibilità di allungare il braccio. Eccolo qui del gancio. Ok. E basta, adesso andiamo a vedere subito trincea, che così è meglio, vale più la pratica che la grammatica. Scusate, tolgo un po' di pesi qua, se no vado a remengo. Allora, questa lama qui, state un po' all'occhio che ha degli script particolari già integrati, quindi funziona tipo da pala. Quindi vi consiglio vivamente di usarla. Se avete il Placebo Lips, fatevi un mucchio qua al di fuori appunto delle trincee, avvicinatevi, abbassate, ve lo carica, tiene 10.000. Appunto, vedete, quando andate dentro in trincea, lei ha la tendenza a caricare, quindi è un po', diciamo, problematico, perché se tenete giù la lama mentre andate avanti e indietro per la trincea, lei ve la carica, quindi tende sempre a caricare il trinciato che trova sotto, e anche se non avete la Far Silo Extension, lei la carica lo stesso, quindi occhio, occhio a sta cosa qua. Scaricate, ok, tornate indietro. Se voi abbassate ve la ricarica, quindi tenetela sempre su e usatela per i mucchi, altrimenti fate veramente il macello in trincea. Andiamo a vedere subito anche quando agganciamo quest'altro, il rack. Eccolo qui. Automaticamente torna su la sponda anteriore. Alzate. Questo qui appunto, selezionando l'ultimo attrezzo, questo qua davanti, abbiamo la possibilità col mouse di alzarlo e abbassarlo col terzo punto, e anche di spostarlo lateralmente. Eccolo qua. Andiamo a fare un giro subito. Questo usatelo sempre, come vi ho detto, tenete alta la lama, attivate e muovetevi. E muovetelo su e giù col mouse, non spostatevi con la lama, lasciatela sempre nella stessa posizione e spostatevi appunto con il mouse su e giù. Ok, questo appunto è la funzione del compattamento. Qui vi faccio vedere, tanto per curiosità, se voi abbassate la lama vedete che ve la carica. Diventa un po' problematica, ecco, la situazione, tanto per farvi vedere cosa succede quando te la tirate su, ve la scarica tutta su un colpo. Quindi tenetela su e abbassate il vostro rack e andate avanti e indietro senza tanti problemi. Perfetto. Ovviamente tutti hanno il dirt. Andiamo a vedere subito immediatamente il gancio. Come magari qualcuno ha visto le screen ieri sera già sulla mia pagina, questo qui serve per trainare i rimorchi che magari si piantano nella trincea quando appunto scaricano sulle trincee in lunghezza così e non quelle a muro chiuso dietro. Andiamo subito. Ok, perfetto.
nell'ipotetico caso che appunto mentre scaricate in lunghezza così vi piantate, adesso dobbiamo far canestro qua, adesso saltiamo per aria, sono sicuro. Ok, qui appunto come l'ingegno insegna, il gancio va appunto a, mamma mia, proprio là in mezzo, scusate, dovete agganciare l'anello qui. Occhio che non c'è appunto nessun attacher joint, nel senso non c'è aggancio tipo tra rimorchio e trattore, ma dovete far proprio canestro qua perché c'è un rigid body nell'anello. A questo punto, come vi ho detto prima, dovete schiacciare tasto Z, dovete appunto che vi dice la floating position, l'immortacci sua, aspettate un secondo solo. Come sempre, prima ho provato, prima di fare la presentazione, e non è successo niente, adesso devono succedere tutte le cose. Ok. Se resti fermo. Boh, perfetto. Praticamente la floating position serve a rilasciare a peso, diciamo, morto i due pistoni laterali e quelli su e giù, quindi quando voi tirate il trattore Maremma Maiala, signore, è meglio che vado fuori dalla trincea prima che qua succeda il disastro. Boh, perfetto, facciamo così che siamo prima. E sì, che ho provato quattro volte prima di fare la presentazione, e ovviamente faccio la presentazione, succedono di tutti i colori, porca miseria, per non dire altro. Oh, perfetto, floating position, ok, adesso saltiamo fuori di nuovo, scommetto. Ok, questo qui appunto, dicevo, la floating position serve a lasciare libero il braccio dietro, quindi voi potete sterzare a destra e a sinistra. Aspetta un attimo ragazzi che respiro, perché veramente stavolta è dura. Mamma mia, che quasi da ridere. Spero starete ridendo anche voi, perché qua c'è solo da ridere. Boh. Spero comunque di essermi spiegato a cosa serve la floating position, ormai qua sto andando in esaurimento nervoso. Proviamo per la quarta volta e ultima. Boh, perfetto, comunque serve per tirarlo, ovviamente questo è da farlo in multiplayer, non proprio da soli, perché non è proprio il massimo. La floating position serve a appunto lasciar libero di spostarsi a destra e a sinistra il carro, cioè praticamente i pistoni dell'argano dietro. Ok, questa è, diciamo, la funzione del floating position. Perfetto, quando avete finito sganciate, ritirate su. Qua se già si sgancia da solo, comunque. Ok, boh, perfetto. Basta, non voglio più agganciare niente dietro sto arcano qui, perché altrimenti vado veramente al negro. Boh, perfetto ragazzi, io termino qui. Come avete visto, queste sono appunto le mod, le loro funzioni, pollicioni in su appunto per il lavoro di BM, per l'idea, per tutto appunto il set completo e, diciamo, ingegnoso come pochi, perché veramente ce ne sono pochi che si ingegnano a fare tutte queste cose qui. Spero di essere stato chiaro sulla presentazione. Vi lascio il link del sito ufficiale di BM dove potete scaricarvi tutti e quattro gli attrezzi. E basta, ci vediamo prestissimo. Tra poco arriverà il season 4 dei film video. E basta, vi lascio, vi ringrazio, vi saluto. Ci vediamo prestissimo al prossimo video. Ciao ciao.